Ehi la ciurma, io sono la Tetessa e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Allora, off camera, come promesso, ho sistemato un po' i punti dei vari personaggi, ho dato priorità alle utility, quando c'era qualcuno che ne aveva ancora da sbloccare, poi sul support e poi sono andato sulle armi quando non c'era più altro di necessario. Tra l'altro ho messo caccia a due o tre persone in più, almeno a livello 3, in modo da avere più persone da poter switchare se per caso fosse. Anche a Roskva, per esempio, l'ho messo se per caso fosse necessario switchare, appunto. Poi qua ci arriviamo speriamo. Facciamo così. Raccogliamo il legno e ci accampiamo qua, direi. Hanno fame. Ah, aspetta, no, no, no. Abbiamo finito qualcosa qua. Dobbiamo andare sulla prosperità, abbiamo detto. Per cui farei tutte le robe di prosperità. Questo è solo power. Questo è più 8 di prosperity. Città. I banner sono di prosperità. Le strade sono di prosperità. E i pierce. Allora, facciamo delle strade, dai. 100 di legno una settimana. E questo invece qui. Quanto è? 2 settimane, no? Facciamo le strade allora, dai. Iniziamo con le strade, questo sarebbe 3 giorni, 2 prosperità. Dai, spariamoci questo. Va bene, entriamo qua, ci riposiamo perché sono tutti affamati. Ho potenziato anche a, non mi ricordo più chi, il cucinare. Che se per caso ci fosse Hades che non può, boh, meglio così. Allora, abbiamo della carne che va male sto giro? Sì, oh, Dio grazie. Allora, chi è che preserva forte? Nefia preserva forte, se non ricordo male. Sì. E preserva 4. Ho tutto il posto che cercare i tesori dell'arca perduta. Fai che preservare e mettiamo anche chi che avevo spostato me qua a guardare che non è necessario. Perché la guardia manca solo a sto turno qua e a sto turno qua. Ok. Tu puoi preservare rango 2, no? Mettiamo preservare qualcuno di più potente, tipo lei preserva forte? No. Però 2 turni liberi. Preserva. Abbiamo medicine? Allora, abbiamo medicine, per cui mettiamo witchcraft, 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 witchcraft. E ce ne avanzano ancora due, allora facciamo così. Cioè, ah, Aedis ancora, allora facciamo così, witchcraft e lo mettiamo Aedis per preservare quel, in questo turno qua. Ok, dovremmo essere a posto, carne a tutti però, eh. Ok. Buono, make camp. Ti hanno dormito, ok, ottimo. Abbiamo convertito le erbe in medicina. Abbiamo un sacco di carne, ottimo. Buono così, meglio. Probabilmente abbiamo mandato un botto di gente a cacciare. Ma meglio. Qui male che vada la commerciamo. Allora, 7 ore, 3 ore, andiamo di qua che conviene. Non ci allontaniamo troppo. 21 di legno, buono. Ok, sono tutti tranquilli. Allora, qua ci starà da menare le mani di sicuro. E andiamo con i nostri cari ragazzi. Mi spiace che Gunnar stia perdendo morale e che Asleif sia di nuovo a meno 10. Però non voglio mettermi a farlo aggressivo, giusto così perché c'hanno voglia loro. Allora, se tutto va bene con i pitti possiamo toglierceli dai piedi, nel senso che loro combattono per Conal che è morto.
L'odore di mare è forte. E c'è una nave che... No, cos'è? Rift? Il vento è forte? Un accampamento, cioè odore di fumo. C'è un suono di voce che ti ferma. Non sentirò più lamentele da nessuno di voi, capre della montagna. Mi sono stato chiaro? Ai scacchi. Quel Bjorn. Plumbrior dovete tornare domani. Poi potete avere tutto il sonno che volete quando navighiamo. Fino a quel punto starete dove vi dico e terrete le vostre stupide bocche da capre chiuse. Cos'era? Sembra che avete appena firmato per essere volontari a pulire il gabinetto stanotte. Però sembra che il nostro vecchio amico sta stringendo amicizia con la gente locale. Potremmo sfruttarlo quello se siamo abbastanza furbi. Ma in realtà vorrei uccidere quei due pezzi di... Andai con Perception Medium, proviamoci almeno. Ottimo. Segnale Katie di seguirti e vi avvicinate lentamente, prendete la mira e rilasciate simultaneamente. Entrambi cadono senza un suono. Ok, Ninja Stealth, 40 valuable, 2 medicine. Di qua? No, di qua non si passa, cavolo. Allora. L'altro è andato giù sotto, per cui se noi andiamo sopra... Proviamo le robe. Qua c'è gente, chi sono questi? Questi pitti sono attorno a un... piccolo pokerello appena appena riparati dal vento. Sono vestiti di stracci e ti guardano con attenzione. Chi siete? Siamo stati presi schiavi per servire i vichinghi. Siete stati presi dalla casa di Don Coerche? No, siamo venuti qua molto prima. La nostra casa era una piccola casetta da pesca sulla costa di Cea al nord-est. Avete visto Re Don Coerche? Ah, ecco chi è quel grande uomo importante con la barba rossa. L'abbiamo visto, l'hanno portato giù all'accampamento. È una grotta là, non una grande, ma è anche mezza allagata. Se ancora vivo là non sarà comunque in buono stato. Farei la leadership. Questa è la vostra opportunità di... sopravvivere. Unitevi a noi, ma non voglio... Sono dei pezzi... Sono vestiti di stracci. Siamo per attaccare l'accampamento. Andatevene in fretta, siete liberi. È molto generoso da parte vostra, vichingo. Grazie. Diffonderemo di sicuro parola del vostro operato. Caricate l'inferno su quei... figli illegittimi. Meritano il peggio che potete dare a loro. Se non altro, non si schiereranno con loro. Spero che li avessimo presi come schiavi, ci avremmo guadagnato probabilmente di più, però...
Allora, il campo è un misto di tende pitte nordiche, ma, e dei Norse. Ma tutti gli emblemi hanno i colori di Skule. È chiaro chi è che è qua in carico. Vorrei fare quella di diplomacy. Ci sono due pitti e tre vichinghi. Visto che hai tirato giù le sentinelle, è ancora l'elemento di sorpresa. No, farei diplomacy. Scusate, non penso che qualcuno qui ancora pensi di che sta combattendo per Conal MacTaig. Preparano tutte le armi. I due pitti ti vengono incontro, curiosi nella faccia. Ma chiedo semplicemente perché Conal non è più un timore per nessuno, l'ho visto io personalmente. Lo sospettavamo da un po' di tempo. Cosa stai facendo? Cioè, cosa vuoi arrivare? Conal non vi pagherà più. Combattete per me e vi ricompenserò. Quanto? Ho prima 2,40, dai, sono solo in 5. 6 pence a testa. Questo è sbagliato, perché è sempre 240? Va bene, dai. Ah, ok, si sono schierati con noi, ottimo. Ah no, solo uno dei due. Sì, solo uno dei due, vabbè. Mi sa che devo andare comunque super in fretta addosso, oppure mi ritiro con il tizio. Rischierei di morirci malissimo là, se non gli sparo qualcun altro vicino. È che loro hanno due arcieri, per cui dobbiamo andare più vicini. Direi, allora, mandiamone uno là. Aia! Facciamo indietreggiare allora, meglio. Ci sono delle trappole. Non voglio che mi cada giù qualcuno. Allora. Aia! Vediamo dov'è che tiro migliore per quello. Allora, quello è in cover sempre. No, sono tutti coperti, per cui direi che mi metto qua e vado di interrupt. Posso andare di interrupt? Sì. Le altre delle robe che sto ancora fa. Aspetta, con me posso ispirare Roskva in modo che curi me. Tipo per esempio. No, cura, restore. Spero che non ci siano tante altre di queste schifezze qua in mezzo ai piedi, perché Roscoe ha solo tre curine, non è che ne ha infinite.
Anticipate opening. Avrei dovuto usare il tactical move. Effettivamente. Ho lo spot traps. Facciamo demoralizza. Defending. Ok, dovremmo esserci. Si ritirano questi cavolo di tizi. Ok, mi è mancato per fortuna. Per fortuna, allora non è una situazione buona comunque. Oh, Rosk va intanto. Poi una curina su Nefia che male non fa. Facciamo un spot traps fin qua. Aia, perché mi ha preso in faccia? Ah, perché aveva un qualcosa di pronto, non lo so. Spot traps. Tu Nefia, vai fin qua. Dove? Qua? No, l'altro tipo è passato normalmente. You think that was a good hit? Wait till I'm warmed up. Grande. Allora, Gunnar, non lo manderei altrove perché ho paura che siano trappole altrove. Allora, facciamo che sposto me qua e poi vado qua. Li faccio tutti passare dalla zona che sappiamo sia safe. Gunnar, idem. Vai qua e poi. No, e poi vai qua. Tanto potrei ispirare Nefia in modo che tiri giù quello, ma potrebbe anche non tirarlo giù. Quindi aspettiamo un attimo. Allora, Rosk aveva già fatto parecchio. Se io lo mando qua, ha poi visibilità su qualcuno? 50. Facciamo che fare così. Così sono più ben in vista. 75, molto meglio. Ok. Ora ti ispiro. E speriamo di tirarla giù. Yes! Ma lui non può fare più altro. Gunnar può dare favored by tier a tutti. Rosk va là. Farei qua. E poi qua. E tu anche segui la stessa strada e vai qua. In modo da essere almeno coperto. Aia! Perché?
damage. Ancora demoralize. Se ne sta là dietro a caso. Aia, me la tira giù o no? Ok, allora facciamo così. Fagli un bel danno, bravo. Però farei allora tu. No, fai un shield hook. Ok. E spostati qua. Tu. Così. C'ho 75%, speriamo. Andato. Ok, ottimo. Loro sono in cover. Ketil, puoi... No, Ketil, puoi spostarti, please? No. Ketil, voglio che si sposti qui. Ok. Perché così lui va e tira giù questo. Però poi lui è un po' troppo esposto, per cui facciamo che far avanzare gli altri che hanno la salute al massimo. Anche Ketil si muove un po'. E anche... Gunnar si muove un po'. Dove cavolo è andato sto tipello? Lui ha l'interrupt probabilmente. Per cui non voglio rischiarmene neanche troppo. Tu lo vedi, Ketil? No, c'è la roccia in mezzo ai piedi, eh. C'ha tutto in mezzo ai piedi. Posso prenderlo da dietro? Forse mi prendo poi la precciumba in faccia? No. Tu nel dubbio vai indietro. E tu nel dubbio fai un defend e Roskva vai qua. Mannaggia, che male! Oh, tiriamolo giù. Uno. E uno, due dovrebbero bastare. Yes, andata. Ottimo, e direi che con questo possiamo anche concludere l'episodio che è durato già abbastanza. Ne ho solo se si triggerà qualcosa. Ok. Ma l'altro tizio rimane a combattere con noi per ora? No, mi sa di no. Vabbè, niente, saccheggio, ci vediamo nel prossimo episodio. Io vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivetevi se per esempio... Vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.